Urti Positiva è una lista composta da tanti giovani, ma anche da molte donne che hanno le competenze giuste per poter dare un apporto al comune. Io particolarmente la dottoressa Morrone e la dottoressa Nacca, che rappresentano secondo me un ottimo punto di riferimento per il mondo femminile di Curti, anche perché racchiudono un attimo in quella che è la loro esperienza un poco tutto il mondo dell'associazionismo, dell'assistenza, della scuola, dell'attività imprenditoriale nel migliore dei modi, e noi siamo fieri di averli nella nostra lista perché sappiamo che porteremo in amministrazione esponenti validissime che daranno un contributo decisivo alla realizzazione dei programmi e dei progetti della nostra lista. Sicuramente, essendo un insegnante, una professoressa di informatica, quello che mi sta molto a cuore è la formazione e la cultura degli abitanti di Curti, soprattutto dei giovani. Io insegno in una scuola superiore, quindi per me la priorità è la formazione dei giovani. Infatti stasera illustrerò alcuni punti del programma in cui evidenzierò questa caratteristica che mi è propria. Sull'informatica batterò molto, anche perché è una mia competenza, e uno dei progetti che vorrei portare avanti è quello del riuso dei computer e quindi dell'utilizzazione del software libero per mettere in moto queste macchine che altrimenti sarebbero solo rifiuti. Io punterò più sui servizi sociali, visto che faccio parte di un patronato, e quindi mi occuperò più di un'assistenza verso il cittadino, quale può essere dalla compilazione di una semplice domanda di indennità, di pensione, di disoccupazione. Quindi mi occuperò più a livello del sociale. Faccio parte della Croce Rossa, quindi assistenza agli anziani. Mi impegnerò a occuparmi anche dei bambini e dei giovani, soprattutto dei giovani, a dare comunque più spazio a loro in questo paese. Io cercherò di occuparmi dal punto di vista sanitario, l'aspetto della prevenzione e delle varie comorbilità che purtroppo negli ultimi anni stanno affliggendo soprattutto la Campania. In modo particolare l'ambiente, i fattori di rischio predisponenti a malattie neoplastiche, quali il fumo, l'inquinamento e in qualche modo anche la prevenzione nelle scuole, in modo tale da allontanare tutti i giovani e gli adolescenti da ogni tipo di fattore scatenante, qualsiasi tipo di patologia.